Benvenuti a tutti a questo mio nuovo tutorial nel quale vi mostrerò alcune risorse presenti in rete che ci permettono di verificare la compatibilità di determinato hardware con Linux in modo da poter effettuare degli acquisti con la coscienza di andare sul sicuro. Allora, il primo sito che vi presento è proprio una pagina dal sito di Ubuntu stesso. Questo e gli altri link che vi presento nel seguito del tutorial ve li metterò nella descrizione del video stesso su YouTube, quindi se volete cliccare su questi link e verificare voi stessi il contenuto di queste pagine che adesso vi presento, potete farlo tranquillamente. Allora, dicevo, il primo sito, le prime pagine di questo sito di Ubuntu presentano varie marche di costruttori di computer che hanno dei modelli certificati da Canonical stessa. Cioè, Canonical sappiamo che è l'azienda che sta dietro Ubuntu. Quindi Canonical, quando ha la possibilità di verificare in casa, diciamo, dei pezzi hardware, come in questo caso dei computer che possono essere laptop, desktop, server o netbooks, li certifica, funziona tutto con una determinata versione di Ubuntu e quindi completa questa pagina, l'aggiorna con il modello e la versione di Ubuntu certificata. Per esempio, se io faccio clic sulla marca conosciuta, ben conosciuta della Dell, vediamo che in questo momento sono certificati 38 modelli di laptop, 31 desktop, 39 server e 4 netbook. Entriamo a vedere il dettaglio e vediamo il nome specifico del modello, l'architettura 64 bit o come questo ancora 32 bit, ma come vediamo il 64 bit si fa sempre più strada, sono la maggioranza, mi sembra, occhio e croce. Comunque, ecco, i modelli sono elencati e a destra sono elencate anche le versioni di Ubuntu con le quali il rispettivo modello di desktop, in questo caso, è stato certificato. E qui lo stato, appunto, l'ultima colonnina qui, certificato. Vuol dire che se noi acquistiamo, per esempio, questo modello Dimension 9200, andiamo sul sicuro con l'ultima versione di Ubuntu, quella uscita in ottobre del 2010, come pure con la versione del 2008 a lungo supporto, quindi una LTS, che questo modello, dicevo appunto, andiamo sul sicuro che è stato certificato da Canonical stessa come funzionante perfettamente. E così i vari altri modelli della Dell come desktop che seguono con le varie versioni. Come si può vedere, la lista è abbastanza fornita. Poi seguono i laptop, il metodo è sempre quello della tabella, quindi modello, versione di Ubuntu con la quale è stato testato e lo stato certificato. E qui si pagina, se ci sono più pagine, quindi i primi 50 sono stati presentati, ce ne sono 95, si può proseguire e avanti così. Ecco qua, 51, 95, eccetera, eccetera. Torniamo all'indice iniziale. Ecco, e così ci sono varie marche, HP, Lenovo, Toshiba, IBM. Ognuno qui può già farsi un'idea se deve comperarsi un nuovo PC o vuole rinnovare il suo parco macchine, insomma. Ecco. Il primo specchietto è, diciamo, suddiviso per costruttore, fabbricante.
C'è poi una tabellina successiva, nella seconda parte della pagina, dove invece sono suddivisi i modelli di computer per versione di Ubuntu usata nella certificazione. Ecco, è un po' un incrocio diverso delle stesse informazioni che abbiamo qua sopra. Quindi in questo caso io per esempio uso ancora la versione del 2010 di aprile a lungo supporto, questa, la 10.04 LTS. Se voglio vedere quanti e quali modelli di computer sono compatibili e certificati con questa specifica versione, faccio un clic ed ecco che appaiono i vari modelli mescolati per marca, in ordine alfabetico, quindi Acer, HP, eccetera, eccetera, fino in fondo. E voilà, questo in sostanza è il primo link che vi volevo presentare col hardware certificato proprio direttamente proveniente dal sito di Canonical e quindi di Ubuntu. Poi un altro link, sempre dal sito di Ubuntu, che presenta un catalogo dei componenti. Componenti cosa significa? Significa microprocessori, schede grafiche, schede sonore, schede Wi-Fi, cioè per la connessione senza filo, eccetera, eccetera. Cioè i singoli componenti che compongono un computer in modo che funzioni. Ecco, per esempio, vediamo che Intel, il costruttore di microprocessori, ha un totale di hardware suo certificato di 453 pezzi. Entriamo, vediamo che ci sono per esempio qui, ecco, schede chipset per l'audio in alta definizione con questi modelli, insomma, e sempre con la versione di Ubuntu con il quale questo hardware è stato testato. Qui c'è il codice tecnico del singolo pezzo hardware e avanti così per tutta una sequenza. Qui sono controller per i dischi, cioè interfacce per gli hard disk. Poi andiamo avanti magari ancora un attimino. Rete, network, ecco qui ci sono le schede di rete, cioè le presette, quelle che stanno dietro le presette dove connettiamo i cavi. Oppure sì, credo che questi siano tutti, no, non è wireless, è proprio schede di rete con cavo fisico, ancora rete, e poi qui ecco, qui incomincia ad apparire qualcosa, wireless, centrino wireless, eccetera, eccetera. Insomma, avete capito il principio? La prima pagina che vi ho fatto vedere è sul computer nella sua interezza, cioè i vari modelli di PC che si possono comprare. Qui si va più in dettaglio sul componente incluso in un computer per marchio di fabbrica, anche in questo caso in Intel, Nvidia, che Nvidia non fa solo schede grafiche, ma come potete vedere ci sono anche dei controlli audio, dischi, reti, un po' tutto anche loro. Vediamo un po', USB. Vediamo un po' se c'è qualcosa d'altro. USB video, ecco qui il classico che noi Nvidia lo associamo quasi sempre, solamente almeno a me, parlando di Nvidia, vengono in mente le schede grafiche, eccole qua. Ma poi avete visto sopra ci sono altri componenti dello stesso fabbricante, eccole qua le varie schede grafiche testate con una certa versione o più di una di Ubuntu. E così via, eh? Quindi due pagine all'interno del sito di Ubuntu che aiutano negli acquisti, diciamo pure, aiutano perché permettono di controllare preventivamente
magari con sott'occhio il prospetto del modello di computer che piace tanto, di solito ci sono le specifiche principali e queste specifiche possono essere confrontate, per esempio, partendo da questi due link. Andiamo avanti con il prossimo link che vi voglio presentare ed è, diciamo che è un aiuto indiretto che esce dallo scopo di questo sito. In realtà lo scopo principale di questo sito è eseguire dei benchmark, cioè delle prove di, come si dice, delle prove di velocità dei processori, delle prove di performance delle schede grafiche. Delle prove un po' di tutte le componenti, di PC interi, di varie versioni di kernel Linux, eccetera, eccetera. Cioè, proprio benchmarking, puro, diciamo, è un sito proprio dedicato a quello. Ogni nuovo componente che esce, ogni nuovo kernel Linux che esce, loro hanno delle suite, le chiamano, ecco, delle suite, degli insiemi di test standard che applicano a queste componenti per vederne le performance. Ecco, conseguenza, diciamo, come valore aggiunto, prodotto secondario di tutto ciò è che naturalmente facendo dei benchmark su prodotti open source, cioè con kernel Linux principalmente, fanno anche dei confronti magari con Mac o con Windows, però principalmente si basano sui kernel Linux e sistemi, distribuzioni come Ubuntu, Fedora e altre. E quindi, dicevo, il valore aggiunto, il prodotto secondario di tutto ciò è che provando delle componenti hardware con delle distribuzioni Linux, automaticamente significa che quelle componenti hardware funzionano con Linux. E quindi ecco che nell'enormità di test che sono stati fatti da questo sito, c'è un vero e proprio catalogo pieno, pieno zeppo di componenti, come le schede grafiche, per esempio, nelle quali oltre a vederne le performance, indirettamente si capisce che sono compatibili con Linux e quindi si può comprare un PC tranquillamente che include una certa scheda grafica, per esempio, o un certo microprocessore, perché è già stato provato in questo sito e quindi funzionerà. Ecco, allora, quando si accede a Open Benchmarking, scusate, si ha un menu principale e quello che interessa a noi per lo scopo di questo tutorial è i features. Si preme Features e nella pagina vedete che c'è un paragrafino qua che si chiama Shopping Assistance. Il nome è, diciamolo pure, significativo, cioè un aiuto agli acquisti. Come ho già avuto modo di dire in precedenza, si verifica su questi siti se tutto è compatibile e poi si va a comprare in modo ragionato. Ecco, allora qui Shopping Assistant include alcuni link di sottopagine di questo sito, fra i quali, beh, cominciamo a vedere il primo, Open Benchmarking Product Finder, cioè ricercare un prodotto. Ecco, per prodotto qui si intende, ci sono tre categorie principali, quindi scheda grafica il primo, processori, quindi microprocessori, CPU il secondo e schede madri, cioè un computer tutti i componenti sono saldati, fissati alla cosiddetta scheda madre che è la piastra principale che c'è in tutti i computer.